Andiamo da qui. Ho proprio voglia di una bella scazzottata. Io ci sto. Ehi! Non stiamo dimenticando qualcosa? Prima dobbiamo trovare un modo per entrare che funzioni nel mondo reale. Non c'è tempo per queste cose. Dobbiamo liberare Aether. Adesso! Stammi a sentire. Nessuno rapisce la figlia dell'amico che in passato mi sarei pappato volentieri e la fa franca. Diamoci una mossa. Wow, quanta roba abbiamo! Il tronco... Un po' come ad Halloween. A questa siepe? Che ne dite di Linda? Che ne dite di insuperabile? Ragazzi, per favore, quante volte devo dirvelo? C'è un procione con voi! Ta-da! Attenzione! Calmati, Stella! Non bisogna aver paura delle statue! RJ, mettiti vicino a quel mucchio di foglie. Stai iniziando a pensare come un procione. Ehi, fiato marmoreo, vieni qui! Volete dire che avevamo un piano e che ha funzionato? Non si sfida la fortuna! Tagliamo la corda! Eccoci qui, l'università della Wyrmtec. Entriamo lì dentro e salviamo Aether prima che lo faccia qualcun altro! E che nessun ratto ci sbarri la strada! Toglierti l'elmetto! E sta arrivando uno, fratello! Voglio solo toglierti l'elmetto! Ah, preso! Voglio solo toglierti l'elmetto! Pensavo che l'elettricità servisse per ridare la vita. Mi spiace. Ah, preso! Farti del male, piccola marsupiale. Ho qui un bel elmetto per la tua testa. Aiuto! Aiuto! Ah, pensi di essere il primo possum a cercare di salire su questo ascensore? Beh, pensi male. E così è qui che costruiscono tutte quelle trappole. E non sanno neppure che siamo qui. Fantastico! Thank you.
ragione, non è mai arrivato! Chiedo scusa, devo toccare il cielo! Alto come un aquilone! Ah! Come essere colpiti da un fulmine, ma senza la poesia! Siamo a metà strada! Fantastico! Un procione non è mai arrivato così in alto! Un procione non è mai arrivato così in alto! Un procione non è mai arrivato così in alto! Mettiamo tutto nel tronco! Fratello! Cercando di aiutare, piace!
come un aquilone! Un bracione non è mai arrivato così in alto! Attenzione al guscio! Ehi! Fantastico, altri interruttori! Attenzione! Scusa, devo toccare il cielo! A cosa potrebbe servire questa stanza? Forse la versione umana di quella che chiamiamo Serra. Un tasto non premuto è un tasto inutile. Qui si mette male. Quando mai questo ci ha fermato?
Come essere colpiti da un fulmine, ma senza la poesia. Non entrerò mai più in una stanza dove si cade. Ecco, l'ho detto. Forza, devono essere da questa parte! Non credere di poter fare il morto con me, ci siamo capiti? Io non ci casco. Aiuto! We'll be right back.
che cosa hai paura, piccolo rifiuto? Qualche elettrodo d'acciaio in testa non fa poi così male. Stai a guardare. Aspettiamo che si dividano e poi facciamo la nostra mossa. Eccoti qui. Adesso non ti muovere. Presto, una chiave inglese. L'arma perfetta. Il primo passo è semplice. Dobbiamo semplicemente distruggere tutti quei macchinari nel locale. In cosa consiste il punto 2? Ci penserò più tardi. Tu? E tu? Questo è troppo bello per essere vero. Di le tue preghiere, rifiuto. Spero che spari come insulta. Chiedo scusa, devo toccare il cielo! Alto come un aquilone! Freschino fuori o sbaglio? Sono delle indifese e devono anche essere lucidate. Freschino fuori o sbaglio? Wow, niente di più salutare delle cattivine. Chiedo scusa, devo toccare il cielo. Fermiamoci fino a che non sarà rimasta alcuna traccia del DNA di una creatura coperta di peli. Che bello! Wow! Cibo preconfezionato per l'anima! Forza! Applichiamo il nostro cibo! Se non riuscissimo a rompere quella cosa sotto la sua testa, subito dopo toccherebbe a lui. No, non il telecomando degli elmetti, qualsiasi telecomando, ma non quello. Ehi! Nessun parassita può uscire dalla vertex senza che io lo veda. Attenzione! Non è possibile senza una scheda d'accesso. Niente di più salutare delle patatine. Avesse ragione, avrei dovuto portare una sciarpa. Il mio regno per un calorifero spaziale! Chiedo scusa, devo toccare il cielo! Cibo preconfezionato per il mio! Chiedo scusa, devo toccare il cielo! Ops, mi è scivolato! Pulliccia bruciacchiata! Ci vorrebbe un po' di dragoncello! Ehi! Hey! Pensavo che l'elettricità servisse per ridare la vita.
Qualcuno per caso ha portato il C4 di cui parlavamo? Ehi! Qualcuno per caso ha portato il C4 di cui parlavamo? Alto come un aquilone! Come un aquilone! Che sono a sangue freddo, altrimenti la cosa sarebbe fastidiosa. Cosa ne è stato del riscaldamento del globo terrestre? Un procione non è mai arrivato così in alto! Ether, tutto bene? Sapevo che sareste venuti, mio papà sta bene. Sarà contento di vedere che sei sana e salva. Credo che sia nostro dovere evacuare l'università prima che venga rasa al suolo. Quante stelle! Quanti pianeti! Quanto pelo! Che orrore! Che orrore! Grazie per essere venuto, zio RJ. Ehi, non c'è problema. Non è ancora finita. Ho avuto a che fare con animali decisamente più grandi di voi. Avanti, dobbiamo inseguirli. Chiamiamo la squadra SWAT. Ovviamente, Verne non era assolutamente d'accordo. Il piano di RJ era il solito. Gettiamoci a capofitto nel pericolo e incrociamo le dita. Stavolta ho mangiato delle patatine al formaggio. Basta perdere tempo! Chi vuole ballare con una puzzola? Ah, mio dolce fiore della passione! Credo che questo ballo sia mio. Visto? L'avevo detto. Aveva solo bisogno del tipo giusto. Direi che va bene, eh? Non vi ringrazierò mai abbastanza per averla salvata. Siete degli eroi. Tu avresti fatto lo stesso per noi. No, ma ora lo farei. Beh, direi che ormai è ora di andare. Già. Domani inizia l'inverno. Già. Ehi, sai, abbiamo solo 38 sacchetti di nachos. Già. Sarà un inverno lungo. Anno bisestile, fra l'altro. Che stai cercando di dire? Prendo il carrello. Ci ho già pensato io. Andiamo da qualche parte, sì, da qua. Tesoro, ero così in pena per te. Ma mi hai salvato, ce l'hai fatta. È vero. Sono molto fiera di te, papà. Davvero? Certo, accidenti, abbassa la voce.
Dove stiamo? Wow! Quanta roba! Voglio fare un'altra rapina! Come ad Halloween? Secondo me ci serve altro cibo, in particolare... Mi piace la zebra! È la versione ricca dello squalo dell'altro film! Che ne pensi di quella giraffa? Secondo me è sottovalutata, vero? Mi piacciono i leoni! Sono davvero tosti! Leoni! Se noi orsi vivessimo nella giungla, ci sarebbe un nuovo re nel giro di pochi secondi! Come te? Sì, moccioso, come me! Taci e guarda il film! Ora viene il bello!